Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941, signori miei, oggi iniziamo una nuova serie, la serie della domenica, sempre se riuscirò a portarla avanti, che in cui giochiamo a Raft, signori miei. Cos'è Raft? Raft è un giochino che sicuramente avrete visto su YouTube, in cui noi praticamente siamo dei poveri disgraziati, persi su una zattera, in fondo al mare, il nostro povero Papa Maullo, che in questo caso si è trasformato in un giovincello con la barba, i capelli molto crestosi, molto, non so, col particolari, con i piedi di fuori, bei piedi c'ha Papa Maullo, non avevo mai visto i piedi di Papa Maullo, siamo abbandonati su una zattera in mezzo al mare, in mezzo a nulla, e dovremmo cercare di sopravvivere, recuperare tutti gli oggetti che troviamo in un mare che è più inquinato di questo, io non ne ho mai visto. Io ho fatto una partita di prova per vedere un attimino come funziona il gioco. E niente, dobbiamo cercare di sopravvivere e cercare uno scopo che ancora non ho capito sinceramente quale sia lo scopo finale di questo gioco. Però vediamo cosa riusciamo a fare tutto qua, tutti quanti insieme. Prima di iniziare il video, io vi ringrazio in anticipo per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che darete a questa serie. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941 e anche su Facebook come Maullo941. Abbiamo anche un profilo Discord, anche lì mi trovate come Maullo941. Detto questo, ragazzi, non perdiamo tempo. Andiamo con Nuovo Mondo e andiamo in facile, raga, perché sennò noi finiamo molto male. Nome del tuo mondo lo chiamiamo Maul Raft, proprio tipo Maullo Craft, però Maullo Raft. E non consentiamo agli amici perché non so come funzioni. Maullo, crea mondo, possiamo fare tutto quanto? Sì, possiamo partire, raga. Si parte. Ci siamo, ragazzuoli, siamo partiti. Siamo su una zattera che è più piccola praticamente del mio piede. Cioè, è una cosa ridicola. Come abbiamo fatto nel salvarci in questa zattera, però va bene. Allora, noi abbiamo questa specie di rampino che, se non sbaglio, si tira così, perfetto. Così si tira e così si raccoglie. Ok, l'obiettivo iniziale, ragazzi, dobbiamo riuscire a cercare di recuperare più materiali possibili. Cioè, io non ho mai visto un mare più inquinato di questo. Oh, bel barile, guardate quanta bella roba che abbiamo preso. Ok, continuiamo a raccogliere tanta di questa roba che ci serve in fondo per costruire i nostri... Oh, qui c'è il nostro amico squaletto. Dobbiamo stare attenti allo squalo, raga. Possiamo andare in acqua, nuotare e recuperare le cose anche manualmente. No, mi è scappata quella cosa lì che non so che cosa sia. Forse le foglie di palma. Eccola, eccola questa. Ripigliala. Possiamo anche buttarci a mare e recuperare le cose manualmente, signori miei. Ma c'è questo squalo che ci controlla a vista. Quindi dobbiamo un attimino stare attenti a quello che facciamo. Quel barile non ci arriva a prenderlo, non è vero? Sì. Quindi andiamo su quel bel pezzettone di plastica che vediamo di riuscire a recuperare. Non riusciamo a recuperare il pezzettone di plastica, mannaggia. Riusciamo, ma se mi tuffo... Nuota, zio, nuota. Lo posso prendere? L'ho preso, forse. Aiuto, lo squalo. L'ho preso il barilotto? No, non l'ho preso il barilotto. Ma porca miseria, voglio il barilotto. Mi dai il barilotto? Devo... Ai! Lo squalo ci ha colpiti male, raga. Lo squalo ci ha già dato un mozzico che ce lo ricorderemo per tutta la vita. Allora, abbiamo recuperato un sacco di cose col barilotto. Riesco a recuperare anche... Recupero. Ah, non posso prendere più nulla. C'ho già le tasche piene, praticamente. Nuota, zio. Devo riuscire a recuperare la zattera. Ai. Altro mozzico del nostro amico squalo. Siamo riusciti però a tornare sulla nostra zattera. Riesci a prendere questa barile? Devi prendere il barile, zio. Mi servono i barili a me. No, guarda che ci sto perdendo il barile. Devi recuperare il barile, zio. Dai, no. Ho perso un barile che era importantissimo, raga. Tutto questo non dove sia. Là c'è un altro. C'è lo squalo, però. C'è lo squalo molto vicino. Riesco, secondo voi, a acchiapparlo col barile di là? Mamma mia, ma sono proprio... Pezzo di plastica però preso. Buono. Abbiamo preso un pezzo di plastica. Prendi pure quest'asse di legno. Dai, ma c'ho una mira che non guarda che bello lo squaletto. Mi ha dato due mozziconi che me li ricorderò per tutta la vita praticamente. Ma ha fatto malissimo lo squaletto. No, aspetta, questo riesco a prenderlo forse con E. Riesco a prenderlo con E? Sì, ok. Abbiamo recuperato questo asse di legno con E. Allora, ragazzoli, se noi ammacchiamo I, perfetto, si apre tutto l'inventario con tutte le cose che possiamo andare a costruire. Abbiamo una tazza vuota che non possiamo costruire, griglia semplice, ci si può cucinare un alimento, ok, questo è tutto per cucinare, ok, là le foglie ce l'abbiamo, ci mancano gli assi e la plastica per fare il depuratore semplice, ok, perché giustamente noi perdiamo, avremo sete e avremo fame anche, quindi dovremo anche riuscire a cucinarci e a bere cose pulite.
Possiamo farci il letto, ma ci manca quasi tutto. Il tavolo di ricerca, e ci manca quasi tutto. Contenitore piccolo, e ci manca quasi tutto, tranne la corda. La corda ce l'abbiamo, gli strumenti. Poi abbiamo la stone axe, ma non abbiamo la pietra, anche gli assi legna, la canna da pesca, il martello da costruzione. Martello da costruzione lo potremmo fare, ma attualmente non so cosa ne possa servire. Pagaia, ok. La pagaia, mi manca solo la plastica. Aspetta, ferma, ferma, ferma tutto, ferma tutto. Piglia quella, piglialo, 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 zio, piglialo, zio. Piglialo, zio, piglialo, zio. Bello così, abbiamo fatto il rifornimento. Bello, bello, bello. Ho visto questo barile. Aspetta, aspetta, queste foglie di palma ci possono servire. Le foglie di palma ci possono servire. Ok. Tre foglie di palma, raga. Stiamo facendo scorte, è buono. No, aspetta, 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 aspetta. Questo riesco a prenderlo pure di qua. Non è vero, non è vero. Mi viene proprio sotto la barca. Riesci a prenderlo? Abbiamo preso altre tre foglie di palma. Buono così, buono così. Ci mancano un po' di assi, forse. Dobbiamo cercare di recuperare un po' di assi. Dai, così, un asse per noi. Ok. Allora, io posso. Allora, per prima cosa io cercherei di prendere queste doppie asse. Vediamo se riesco a fare doppietta. No, però posso prendere questo e posso prendere anche il pezzo di plastica. Siamo dei pro, raga. Siamo dei pro, oramai non mi. Un'isola! Raga, un'isola! Un'isola davanti a noi! Da dove è spuntata quell'isola? Spettacolo, spettacolo, abbiamo un'isola, raga, abbiamo un'isola. Allora, calma, calma, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo, recupera questa bellissima palma, recupera questo pezzo di plastica che non so. Secondo me ci arriviamo lì all'isola? Non lo so, ma devo prendere quest'altro pezzo di plastica. Prendi questo pezzo di plastica, prendilo, 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 prendilo. Ok, l'abbiamo preso. Prendi anche questo che non so. Che differenza c'è fra quel pezzo di plastica e questo? Ci sono un sacco di pezzi di plastica in questo mare disperso. Ci stiamo avvicinando all'isola, raga. Ottima informazione, ci stiamo avvicinando all'isola. Mentre lui qui continua a navigare, se non sbaglio, potremmo fare il martello da costruzione. Possiamo fare il martello da costruzione? Sì, secondo me, se facciamo il martello da costruzione, raga, noi possiamo già iniziare a costruire tante cose. Ok, dove sta il martello da costruzione? Ok, e il martello da costruzione mi ha sbloccato qualcosa. Possiamo costruire adesso qualche altra cosa? Abbiamo fatto. No, 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 fermi, 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 fermi. Il barile, il barile, il barile, il barile. Giusto, giusto, giusto. Recupera il barile. Bello così, raga. Una patata. Abbiamo una patata, raga. Non si scherza. No, 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 non ce l'ho neanche su Minecraft. No, le patate su Minecraft ce l'ho. No, ho perso il pezzo di legno. Raccogli, raccogli. Ok, mi ho preso il pezzo di legno. Stiamo arrivando all'isola. Ottimo. Se no, riusciamo a attraccare lì all'isola. Ci andremo a sbattere pesantemente. Chi è? Levati. Come, che cazzo lo sta facendo questo? No, 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 la mia barca. No, no. No, no, levati. No, mi ha distrutto. Ma è satanato questo squalo, signori miei. Abbiamo uno squalo che ha satanato. Vediamo se riusciamo ad andare a sbattere contro l'isola. E ad attraccare, signori miei. Io spero che riusciamo ad attraccare perché siamo messi non male, peggio. Riesci ad andare a sbattere sull'isola, zio? Vediamo se riusciamo ad andare a sbattere sull'isola. Mi servirebbe che tu arrivi qua e ti fermi. Ti fermi? Dimmi che ti fermi. Dimmi che ti fermi. No, siamo caduti a mare, ma porca. Ma io volevo visitare l'isola. Mi fai visitare l'isola? Aia, siamo morti. Aia, 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 aia. Siamo morti male. Ma io ho un martello da costruzione che non serve a niente. C'ho un martello da costruzione che non serve a niente. Tieni premuto per le altre parti. RMB. Che vuol dire? Ah, asse, plastica. Foundation. Che vuol dire? Scusate, ma in tutto questo la mia zattera? Dove è finita? La mia zattera se n'è andata, mi ha abbandonato la zattera, mi ha abbandonato. Prendi questo barile, prendilo, prendilo, prendilo. Dai, 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 nuota verso la zattera, nuota verso la zattera. Ai, ai, squalo della miseria, ma porca te a chi non te lo dice pure. Ma la mia zattera se n'è andata, ma io volevo prendere. Volevo vestire Lisa. No, ma là c'è un'altra zattera, raga. Ma porca miseria. Scusate, qualcuno mi deve spiegare un po' di cose. Io sto perdendo un sacco di cose. Là c'è un'altra zattera. Ma porca miseria. Allora, stiamo calmi. Se io tengo premuto, se io prendo il mio bellissimo martello e tengo premuto, ok, R, no, ruota, oh, posto, stiamo allargando la nostra zattera, signori miei, che cosa bellissima, squaletto mio, sei fregato, aspetta un attimo, asse, con questo posso fare l'asse, tetto di legno, pilastro di legno, scaletta. Ok, abbiamo trovato. Con questo si può. Ok, raga, mi sono un attimino riuscito a capire come funzionano le cose. Devo semplicemente riuscire a capire un attimino. Posso farmi la pagaia? Posso
Non posso farmi la pagaia, quindi continueremo a camminare senza una meta. Un chiodo, la corda. Posso farla con la mattone fresco. Boh, non so bene. Allora, ragazzoli, c'è un po' di confusione in questo video. Però siamo partiti. Abbiamo appena perso un'isola che se n'è andata alle nostre spalle. Abbiamo anche perso un'altra zattera che secondo me era pure molto carina. Però l'abbiamo persa. E niente, siamo riusciti ad allargare la nostra zattera. Quindi lo squalo ci aveva mangiato un pezzo di zattera, ma noi ce la siamo ricostruita. E un'altra isola. Ma siamo pieni di isole in questo posto. Ma io come faccio ad attraccare, raga? Qualcuno mi sa dire come faccio ad attraccare nelle isole? Io voglio cercare di attraccare nelle isole. Devo recuperarmi un sacco di cose. Comunque, ragazzoli, allora, per questo video io mi fermo qui. Noi vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per i like, ripeto, per i like e per i commenti. Ah, noi stiamo morendo di fame. Ottimo, magna della patata, della zio. Magna la patata, magna la patata, magna la patata. Me le sono mangiate tutte e tre, ma sono un pirla. Ho mangiato tutte e tre le patate. Noi moriremo molto presto, ragazzi. Noi moriremo molto presto. Ne sono più che sicuro, ne sono più che certo, noi moriremo molto presto. Va bene, ragazzoli, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che darete a questa serie. Vi invito a darmi dei suggerimenti se conoscete il gioco e se sapete come muovermi, come muoverci, come cosa suggerirmi. Riesco a prenderlo al volo questo? No, porca miseria, devono essere proprio vicini per prenderli io. Dai, dai, zio, tira sto questo arpiglio. Oh, ok. C'era una cassa vicino. Ok, dai, 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 piglia la cassa, piglia pure la cassa. Dai, 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 che facciamo jackpot. Asse, rottami, foglie, asse, asse, asse. Ok. Va bene, ragazzuoli, io per questo video mi fermo qua. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per tutto quanto. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto nei prossimi giorni. Se avete dei suggerimenti, datemeli. Io nel frattempo continuo a pescare in questa maniera un po'. Vediamo se riusciamo a prendere l'ultima cassa al volo. L'ultima cassa al volo. Dai, 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 dai. Sì, l'abbiamo presa. Ce l'hai delle altre patate? No, abbiamo trovato della corda. Che me ne devo fare ancora della corda? Allora, No, 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 no. No, 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 no. Allarghiamo la zattera. Cosa posso fare? Pavimento in legno, piano rialzato, rinforzo per le fondamenta. No, mi va bene questo. Questo, va bene questo. Costruisci, costruisci. Allarghiamo, allarghiamo. Ok. E qua già ci siamo, raga. Qui già ci siamo. Detto questo, ragazzi, ci vediamo domani. Ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao!